Buon pomeriggio a tutti, io sono Stefania Padula e consigliere anziano. Prima della lettura dei punti all'ordine del giorno si avvisano i signori consiglieri comunali e tutti coloro che parteciperanno alla seduta odierna del Consiglio Comunale che, considerati i principi della giustizia informativa, della partecipazione e della trasparenza riconosciuti dalla legge, articolo 4 della legge 4 marzo 2009 numero 15, visto lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e il regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale, la seduta consiliare sarà videoripresa al fine di garantire la diffusione delle immagini sul sito internet istituzionale del Comune e per tutti gli altri usi regolari e consentiti dalla legge. Ora ascoltiamo l'inno nazionale, prego tutti di alzarsi. Se volete potete intonare con noi. Do ora la parola al sindaco per una comunicazione. Grazie Presidente, benvenuti a tutti nella prima seduta di Consiglio Comunale. Farò un brevissimo intervento perché anche in questa legislatura abbiamo una nutrita rappresentanza delle donne sia all'interno della Giunta che del Consiglio Comunale, quindi abbiamo pensato di omaggiarle con un fiore che vi consegnerò in questo momento.
Lascio ora la parola al segretario che procederà all'appello per la verifica del numero legale. Grazie. Allora, con 25 presenti apriamo i lavori. Abbiamo oggi 7 punti all'ordine del giorno che ora vado a denunciare. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti nella consultazione elettorale del 10 giugno e ballottaggio del 24 giugno 2018. Punto 2. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Punto 3. Elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 26,5 dello Statuto Comunale. Punto 4. Giuramento del Sindaco. Punto 5. Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e degli indirizzi generali di governo. Punto 6. Nomina della Commissione Elettorale Comunale. Punto 7. Nomina Commissione Comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari. Procediamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti nella consultazione elettorale del 10 giugno e ballottaggio del 24 giugno 2018. Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e successivamente, sulla base del risultato delle consultazioni, il giorno 24 giugno 2018 si è tenuto il turno di ballottaggio tra due candidati sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, visti i verbali di proclamazione degli eletti provenienti dall'Ufficio Centrale Elettorale, acquisiti agli atti del settore ottavo Segreteria Generale, considerato che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, in data 26 giugno 2018, risulta che è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il signor Adriano Zuccalà e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i signori lista numero 12 avente il contrassegno Movimento 5 Stelle Stefania Padula, Mirella Monti, Marcella Conte, Federica Mercanti, Andrea Battistoni, Stefano Alunno Mancini, Luisa Navisse, Teodorico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulio Antonelli, Yolanda Mercuri, lista numero 14, avente il contrassegno PD, Partito Democratico Mengozzi, sindaco, Omero Schiumarini, lista numero 3, avente il contrassegno Essere Pomezia per Fucci, sindaco, Massimo Abbondanza, lista 6, avente il contrassegno Lega Salvini Lazio, Mario Pinna e Saverio Pagliuso, lista 2, avente il contrassegno Lista Civica Fucci, il bene in comune, Emanuela Pecchia, lista 5, avente il contrassegno Forza Italia Berlusconi, Alessandro Stazzi, i candidati sindaco Pietro Matarese, Fabio Fucci e Stefano Mengozzi. Andiamo ora alla votazione per la convalida degli eletti. C'è qualcuno, cioè, si apre la discussione, quindi se qualcuno vuole si prenoti. Te lo hanno dato? Fabio Fucci? Vado? Metto qua. Qua.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri, al pubblico presente. No, io volevo far riflettere su un aspetto, poi magari ci potranno essere delle delucidazioni in quanto si sta per procedere alla votazione sulla convalida degli eletti e la legge prevede che ci siano delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Io ricordo per esempio che a Livorno rischiarono di saltare due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle perché avevano promosso dei contenziosi nei confronti del Comune di Livorno e quindi è stata messa in discussione proprio questa convalida. Poi saltò tutto perché c'erano anche due consiglieri del Partito Democratico in questa situazione e quindi che si accordarono bonariamente e passò tutto nel silenzio e nella tranquillità. E mi hanno riferito, e mi dispiace parlare proprio di lei Presidente, ma in qualità di Presidente di una società sportiva, lei abbia promosso, almeno mi risulta, si presume che abbia promosso un contenzioso nei confronti dell'allora Consorzio Pomezia Sport, che era un'articolazione all'epoca del Comune di Pomezia, quindi a tutti gli effetti assimilabile all'ente locale, e pertanto questo potrebbe far scattare quella causa di incompatibilità che renderebbe invalida poi questa convalida, almeno nei suoi confronti. Quindi magari la inviterei a relazionare su questo in modo che l'Assise possa esprimersi nella maniera più trasparente possibile. Grazie. Consigliere Fucci, io non ho mai fatto assolutamente una cosa di questo tipo, tra l'altro non facevo neanche parte del Consorzio Pomezia Sport e non avrei avuto motivo di fare un contenzioso nei confronti del Consorzio Pomezia Sport. Tra l'altro sono un presidente dimissionario, quindi non ho più nessuna carica. No, non ho detto che ne faceva parte, che ha promosso un contenzioso. Non ho promosso nessuna causa, assolutamente. Si passa ora quindi alla votazione. La parola al segretario. Allora, segretario. Dopo sì. Allora, Adriano Zuccalà. Favorevole. Stefania Padula. Mirella Monti, favorevole. Marcella Conte, favorevole. Federica Mercanti, favorevole. Andrea Battistoni, favorevole. Stefano Ludomancini, Luisa Nerisse, Teodorico Minicucci, favorevole. Giovanni Ruo, favorevole. Massimiliano Villani, favorevole. Silvio Piumarta, favorevole. Marco De Zanni, favorevole. Franco Mondazzi, Giulia Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Picchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi, l'altro mi pare che l'hanno chiesta con aspetta segretario, le do questa per la allora 25 favorevoli, quindi adesso passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del decreto legislativo 267/2000. Do di nuovo la parola al segretario. Adriano Zuccalà. Favorevole. Stefania Padula. Favorevole. Mirella Monti. Favorevole. Marcella Conte. Favorevole. Federica Mercanti. Favorevole. Andrea Battistoni, Stefano Ludomancini,
Luisa Navisse, Federico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumatta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Yolanda Mercuri, Giulia Antonelli, poi Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi, nello spazio. Sì, sì, con i favorevoli viene approvato, l'atto diventa immediatamente eseguibile. Scusate. Con 25 voti favorevoli l'atto diventa immediatamente eseguibile. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Premesso che con propria deliberazione in data odierna si è proceduto all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 10 e 24 giugno 2018, in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto che ai sensi di quanto dispone l'articolo 39 del detto TUEL numero 267/2000, i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Visto l'articolo 26 dello statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 27 del 20 luglio 2017, nella sua prima riunione successiva alle elezioni, il consiglio comunale elegge nel proprio seno il presidente dell'assemblea con votazione resa a scrutinio segreto. Per la nomina del Presidente dell'Assemblea occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione. Qualora nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario, si procederà a successive votazioni. Eletto Presidente, il consigliere otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Il Presidente eletto, con la modalità di cui ai precedenti commi, assume immediatamente la Presidenza dell'Assemblea. Si procede quindi ora alla votazione. Sì. Del Presidente del Consiglio, però per la nomina occorrono tre scrutinatori. Li posso designare io? Sì. Io vorrei designare come scrutatori per la maggioranza Battistoni e Piumatta e per la minoranza Mengozzi, che sono poi i più giovani. Meno male, grazie. Potete avvicinarvi, grazie. Cortesemente, grazie. Allora. Punto 2. Che gli faccio io a questa? Queste le deve siglare, segretario. Punto 2. Non è che mi convince tanto questa cosa. Presidente. Presidente. Aspettate un attimo. Presidente, Consiglio Comunale, scrutatori. Lorenzo, allora, voi distribuite. Distribuite e state fermi. Votano, raccogliete. Inserite e vieni qua. C'è la collaborazione.
Votate tutti cortesemente. E poi fanno il giro con l'urna. E poi faranno il giro con l'urna per ritirare il voto.
non ha nulla. Poiché non si è raggiunto il quorum necessario, si procede a una successiva votazione. È eletto presidente il consigliere che otterrà maggioranza assoluta. Allora, Stefania Padula 16 voti, Federica Mercanti 1, Massimo Abbondanza 1, Saverio Pagliuso 2, Emanuela Pecchia 1, Fabio Fucci 3 e scheda nulla 1. Stefania Padula 16, Federica Mercanti 1, Massimo Abbondanza 1, Saverio Pagliuso 2, Emanuela Pecchia 1, Fabio Fucci 3, nulla, scheda nulla 1.
mercanti. Questo è mercanti. Sì. Allora, Stefania Padula 17 voti, Federica Mercanti 2, Massimo Abbondanza 1, Emanuele Pecchia 1, Alessandro Stazzi 2, Fabio Fucci 1, Stefano Mengozzi 1. Quindi con 17 voti devo proclamare me stessa eletta come Presidente del Consiglio. Grazie. Grazie. Votazione per la immediata eseguibilità. Prego, segretario. Franco Mondazzi, Giulio Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi. Con 25 voti l'atto è immediatamente eseguibile. Colleghi consiglieri, signor Sindaco, signori assessori e cari concittadini, comprenderete con quanta emozione in questo momento prendo la parola. Vorrei ringraziare il Sindaco, la Giunta e i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica e con sincerità anche coloro che per motivi di parte non lo hanno potuto fare. Il ringraziamento più grande però lo rivolgo ai cittadini pometini che hanno deciso di dare fiducia alla mia persona e di eleggermi consigliere comunale. Senza il loro contributo non avrei potuto intraprendere questa importante esperienza politica. Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso. L'incarico di Presidente del Consiglio Comunale è un incarico di responsabilità che mi onora, mi gratifica e che assumo con onestà intellettuale, scrupolosità e rispetto. Il mio essere donna ed espressione di una precisa parte politica non sarà certo di ostacolo al mio essere imparziale, al fine di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza e all'equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. Il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il Consiglio, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo in modo terzo ed imparziale affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia persona, nella convinzione che ci sarà sempre rispetto tra colleghi in questo che è il luogo dove esercitiamo il nostro mandato. Sono sicura inoltre che potrò contare sull'aiuto dei dipendenti, tutti i dipendenti, che metteranno come sempre al servizio della collettività la loro preparazione e professionalità. Auguro a tutti i consiglieri comunali, al Sindaco e alla Giunta un buon lavoro. Passiamo ora alla terza proposta all'ordine del giorno, avente ad oggetto elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 26,5 dello Statuto Comunale. Prego.
Grazie Presidente, solo per chiedere una sospensione di 5 minuti per un confronto con i colleghi dell'opposizione. Va bene. Sospendiamo e riprendiamo il Consiglio alle ore 17.
Riapriamo la seduta, la parola al segretario per l'appello. Padula, Mirella Monti, Marcella Conte, Federica Mercanti, Andrea Battistoni, Stefano Alunno Mancini, Luisa Navisse, Teodorico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulia Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, grazie, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi. Che ora è oggi? 17 e... 17? Ve lo dico subito. 17. Okay. 17 e 17. Quindi 25 potenti di presa. Riprendiamo con tutti e 25 presenti alle ore 17. Passiamo ora alla terza proposta all'ordine del giorno, avente ad oggetto elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 26,5 dello Statuto Comunale. Si procede all'elezione di due vicepresidenti, uno di maggioranza ed uno di minoranza. Risulteranno eletti alla carica di vicepresidente i due consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento dell'elezione alla carica ed in caso di parità dal più anziano dei due. Si ricorda che si può votare un solo nominativo. Prego gli scrutatori di avvicinarsi.
Cucci, Mini Cucci, Mini Cucci, Abbondanza, Mini Cucci, Mini Cucci, Mini Cucci, Mini Cucci, era l'ultimo. La votazione dà il seguente risultato. Mini Cucci 16 voti, Abbondanza 5 voti, Pagliuso 4 voti. Viene proclamato vicepresidente vicario il consigliere Mini Cucci, vicepresidente supplente il consigliere Abbondanza. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Adriano Zuccalà. Favorevole. Stefania Padula. Favorevole. Mirella Monti. Marcella Conte. Federica Mercanti. Favorevole. Andrea Battistoni. Stefano Luno Mancini, Luisa Navisse, Teodorico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulia Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi. Con 25 voti favorevoli l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto giuramento del Sindaco. L'articolo 50 del TUEL numero 267/2000, comma 11, prevede che il Sindaco presti davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Invito il signor Sindaco Adriano Zuccalà ad indossare la fascia e a pronunciare le parole di rito. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Grazie.
Quinto punto all'ordine del giorno, comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e degli indirizzi generali di governo. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente. Parto dai ringraziamenti. Ringrazio prima di tutto i cittadini che ci hanno dato la possibilità di continuare a amministrare Pomezia per i prossimi 5 anni. Ringrazio tutti i dipendenti comunali e le forze dell'ordine che hanno lavorato per queste elezioni per l'ottimo lavoro svolto. Ringrazio chiaramente il Movimento 5 Stelle, gli attivisti, i candidati consiglieri, gli assessori, deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali, che hanno permesso di raggiungere questo risultato con il grande lavoro di squadra. Sono felice oggi e anche visibilmente emozionato, probabilmente, perché oggi siamo qui a testimoniare un messaggio importante, che nella politica sono importanti i progetti, i programmi, i temi e la credibilità con cui questi vengono portati avanti. Il voto popolare ci ha riconosciuto un risultato e ci ha confermato che come prima forza politica della città. Certo, un impegno dobbiamo prendercelo tutti, a prescindere dal partito di appartenenza. E credo che in questa campagna elettorale siano già arrivati dei segnali importanti. L'impegno che dobbiamo prenderci è quello di avvicinare sempre più i cittadini alla politica. L'astensione al voto è forte e noi dobbiamo lavorare tutti insieme al fianco delle persone per portarle nuovamente ad esprimere la propria preferenza alle urne. La politica deve sempre più salire di livello, alzare i temi del confronto e trovare la strada per raggiungere quello che deve essere l'obiettivo di ogni amministratore, migliorare la qualità della vita delle persone. Rivolgo i miei complimenti a tutti i consiglieri eletti. Siete seduti qui, oggi, per onorare la fiducia che i cittadini hanno espresso in voi con i voti di preferenza. Fatelo sempre con il massimo rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Studiate costantemente per portare nuove proposte all'interno di quest'Aula. Nei giorni successivi alle elezioni ho visitato con grande piacere la maggioranza degli uffici comunali. Accompagnato dalla Giunta che, come promesso in campagna, ho nominato già il giorno dopo la mia proclamazione. Ai nostri dipendenti deve andare il più grande augurio di buon lavoro. La politica può e deve dare le linee di indirizzo. Abbiamo il compito di programmare e creare una struttura e delle procedure solide che possano garantire servizi ottimali alla cittadinanza. Ma sono loro il vero motore dell'ente. Grazie al loro lavoro gli indirizzi si tramutano in servizi che funzioneranno a prescindere dalla politica di turno. Questo è un concetto importante che dobbiamo sempre ricordare. 5 anni fa fui eletto nel Movimento 5 Stelle come consigliere comunale, poi come presidente della Commissione Ambiente, poi come presidente del Consiglio ed ora come sindaco. In ogni fase della mia esperienza politica mi sono sempre ispirato ad una celebre frase: sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, perché una città migliore, una qualità della vita migliore dipende principalmente da quello che facciamo noi in prima persona. Noi politici, che abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare gli interessi di un'intera comunità, abbiamo l'obbligo di dare l'esempio. Per questo mi rivolgo a tutti voi consiglieri, giunta e dipendenti comunali. Lavoriamo tutti per il solo bene della nostra comunità. Confrontiamoci sui programmi, confrontiamoci sulle idee e su come migliorare questa città. Dobbiamo essere sempre noi i primi a portare avanti gli interessi dei cittadini e da noi deve partire il rinnovamento continuo della classe politica. Diventiamo noi, per primi, il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Buon lavoro a tutti. Con
Comunico ora la composizione della giunta. L'assessore e vice sindaco Simona Morcellini, con delega nelle seguenti materie: cultura, attività produttive e promozione turistica. L'assessore Miriam Del Vecchio, delega nelle materie di servizi educativi, trasporto scolastico e servizi socioassistenziali. L'assessore Luca Tovaglieri, con delega nelle materie di trasporto pubblico locale, servizi di pianificazione e gestione del territorio e fondi comunitari. L'assessore Federica Castagnacci, con delega a viabilità e mobilità alternativa, lavori pubblici e servizi di gestione e manutenzione infrastrutture pubbliche. L'assessore Giovanni Mattias, con delega ai servizi di tutela del territorio, servizi di tutela dell'ambiente e degli animali e servizi di gestione energetica. L'assessore Stefano Gelmini, con delega nelle materie di servizi finanziari e tributi, servizio d'acquisti, gestione e valorizzazione del patrimonio e società partecipate. L'assessore Giuseppe Raspa, con delega alla cittadinanza attiva, URP, sport e rapporti con le associazioni. Vado a leggere ora un riassunto delle linee programmatiche allegate alla delibera. Cercherò di essere rapido per rientrare il più possibile nei tempi. Ogni realtà ha le sue necessità e in particolare la spiaggia. Abbiamo in previsione di strutturare un piano dei rifiuti che tenga conto della mole di visitatori estivi per gestire e tutelare al meglio la pulizia della nostra spiaggia e del mare. Abbiamo in progetto il potenziamento del nucleo di controllo ambientale affinché si possa avere un monitoraggio puntuale del territorio e dei siti a rischio tramite aree videosorvegliate e protocolli d'intesa con le forze dell'ordine. Una gestione dei rifiuti virtuosa passa innanzitutto da una riduzione a monte del rifiuto stesso. Istituire un centro riuso annesso alle isole ecologiche in grado di intercettare il materiale dismesso per dargli nuova vita. Progetto in grado di creare occupazione finalizzata alla salvaguardia ambientale. Raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale. Per superare il livello di raccolta differenziata raggiunto nel 2017 è indispensabile passare a un sistema di raccolta che possa premiare i cittadini virtuosi. La tariffa puntuale sui rifiuti sposa questo concetto: meno indifferenziato si produce, meno si pagherà in bolletta. Per raggiungere questo obiettivo servono investimenti e una grande collaborazione da parte della cittadinanza, un lavoro di qualità da parte della ditta appaltatrice ed un controllo a indirizzo serrato da parte dell'amministrazione comunale. Le dune costituiscono un argine naturale alle acque alte e l'accumulo di sabbia è in grado di alimentare la spiaggia e quindi di contrastare in parte gli effetti dell'erosione. È necessario quindi intervenire tramite la rinaturazione di piante dunali autoctone che costituirebbero la naturale protezione dell'esistente. Inquinamento. Ci impegneremo ad organizzare campagne di monitoraggio ambientale a livello comunale. A questo scopo ci faremo anche promotori dell'installazione di sistemi di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, avviando studi di fattibilità su eventuali strumenti di miglioramento della qualità dei sistemi di depurazione. Tutela degli animali. Portare a termine il progetto ambizioso del parco canile, avviato negli scorsi anni, sarà l'obiettivo principale per migliorare le condizioni di vita degli animali. Un progetto di eccellenza in sinergia con il tessuto urbano, a servizio dei cittadini come parco pubblico, a supporto di persone in difficoltà tramite la pet therapy, a vantaggio della comunità per il risparmio economico. Verde urbano. Un piano del verde urbano. È importante scegliere le nuove piantumazioni in base a criteri di compatibilità con le condizioni climatiche locali e verranno effettuate in base a criteri di bassa manutenzione e massima resa, in modo che le stesse piante non possano ad esempio danneggiare marciapiedi e strade o diventare pericolose a causa dell'inadeguatezza dell'habitat. Partecipazione. Riteniamo che il miglioramento del rapporto e del dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini debba passare attraverso almeno 6 azioni essenziali. Persone giuste al posto giusto. Burocrazia snella. La tua voce subito, amministrazione vicina, perfezionamento dell'offerta culturale al centro e nei quartieri, cultura del bene comune, apertura a nuova delegazione torvaianica. Patrimonio. Un sistema informativo territoriale per la conoscenza e la gestione dei beni comunali. L'obiettivo è quello di censire il patrimonio comunale in un sistema che illustri univocamente i beni, le opere e il loro stato di conservazione. L'economia del territorio si sviluppa anche attraverso la promozione di metodologie innovative. Fab Lab, permacultura e lean manufacturing. Cultura e scuola. Scuola e formazione sono elementi fondamentali per una comunità che intende investire nel futuro. L'amministrazione comunale deve assicurare sostegno, risorse e strumenti che consentano alle istituzioni scolastiche di svolgere al meglio la loro funzione formativa.
Per questo vogliamo mantenere il percorso di dialogo già avviato con le direzioni scolastiche del territorio per aprire un tavolo che porti a un nuovo protocollo d'intesa. È importante attuare politiche che salvaguardino la continuità didattica e l'organizzazione del sistema scolastico, garantendo a tutti le stesse opportunità. Promozione del benessere fisico e mentale mediante attività fisica aggregativa, indirizzata a bambini, giovani, adulti e anziani, attraverso l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive a disposizione del Comune, in sinergia con le associazioni del territorio nei diversi ambiti e settori di interesse. Vogliamo realizzare un centro polifunzionale, dove offrire strumenti formativi che permettano ai ragazzi di investire nel proprio futuro, anche attraverso un servizio di informazione e orientamento al lavoro. Tutto questo senza dimenticare l'aspetto ludico-ricreativo. Nell'ambito delle attività sociali gestite dal Comune, puntiamo alla creazione di un centro unico di sostegno e solidarietà, che operi in presenza di situazioni di disagio, attraverso servizi di supporto alla persona e alle famiglie. A tale scopo si rende necessaria la riforma di uno strumento giovane ma importante, ovvero la consulta delle associazioni. La consulta deve essere organizzata con nuove categorie, diversi obiettivi e la possibilità di usufruire di fondi dedicati ai progetti delle associazioni che ne fanno parte e trovano unione di intenti. Mobilità. Verrà incentivata la mobilità sostenibile, su cui si è intervenuti già in questi anni, ampliamento della rete ciclabile e attivazione dei servizi di bike sharing, nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici ed incremento degli incentivi per l'acquisto degli stessi. Nell'ottica del nostro piano urbano del traffico, attueremo diversi interventi di punti strategici della città per migliorare la viabilità e la sicurezza. Per la sicurezza aumenteremo la presenza della polizia locale nelle aree periferiche e la videosorveglianza nelle zone più critiche. Puntiamo sulla rigenerazione di edifici ed aree industriali abbandonate, con la drastica riduzione del consumo di suolo. Revisione del regolamento edilizio. Trasporto pubblico locale. Puntiamo ad aumentare la fruibilità dei mezzi pubblici. Per questo verranno ottimizzate le tratte per favorire punti di interscambio tra mobilità di massa e mobilità singola per gli spostamenti capillari. Rifacimento delle strade e manutenzione per mantenere ed eventualmente aumentare questi fondi anche nei prossimi anni. Riqualificazione di Torvaianica e dei giardini pubblici. La riqualificazione di Torvaianica passa necessariamente dal decoro urbano. Una passeggiata sul mare che prevede la piantumazione di specie mediterranee potrà garantire una bassa manutenzione e l'immagine di un'area curata durante tutto l'anno. La sistemazione dell'area pescatori presente al centro di Torvaianica renderà piacevole passeggiare di fronte a quella che è la tradizione, oltre all'agricoltura, delle famiglie coloniali. Nei prossimi anni proponiamo un piano di intervento che preveda la realizzazione di aree verdi, dove attualmente non sono presenti, e la ristrutturazione di quelle che presentano criticità. Sul turismo intendiamo proseguire il percorso di valorizzazione ed agevolazione della fruizione del patrimonio archeologico, paesaggistico e storico-artistico del nostro territorio sino ad oggi intrapreso. Abbiamo in programma la creazione di un sito internet dedicato ai beni culturali e naturalistici di Pomezia. Investire nella cultura per noi significa costruire un presente ed un futuro migliori per Pomezia ed i suoi cittadini. Destinare maggiori risorse al Museo Civico Archeologico e alla Biblioteca Comunale per la creazione di nuovi servizi, borse di studio e per l'elaborazione di progetti culturali sempre più inclusivi e innovativi. Implementazione dell'offerta culturale e di intrattenimento attraverso l'istituzione di eventi periodici, volti alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali tramite il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini. Sviluppare le attività commerciali attraverso la realizzazione del centro commerciale naturale. Attraverso un nuovo piano del commercio puntiamo a dirigere i flussi di spesa in favore delle attività locali piuttosto che nelle zone limitrofe. Pomezia oggi è una città che può sostenere la nascita, lo sviluppo e il rinnovamento delle attività locali. Per questo verranno implementati gli incentivi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese già visti in questi anni. Grazie. Qualcuno che vuole parlare? Grazie Presidente. Innanzitutto volevo complimentarmi col neo sindaco Adriano Zuccalà, che tengo a precisare sia il mio sindaco, quindi il fatto che sia stato
che la coalizione che ho sostenuto durante questa campagna elettorale non abbia vinto le elezioni non significa che io non debba rispettare quello che lei ha definito il premio elettorale che i cittadini hanno rivolto a lei e al partito che rappresenta, ma credo che il senso di responsabilità a cui lei ha fatto appello rispetto a quelli che sono i comportamenti che ogni singolo consigliere comunale che siede in questi scranni deve mantenere durante il suo operato nell'interesse generale, che è quello della città, debba essere sicuramente un appello a cui rispondere presente. Di contro, voglio sperare che questa seconda esperienza a guida 5 Stelle voglia far tesoro di quelli che sono stati gli errori, della mancanza della cosiddetta democrazia partecipata e quindi del coinvolgimento di tutte quelle che sono le forze politiche rappresentate negli scranni dell'opposizione, che per un mero conteggio semplicemente matematico rappresentano il 72% della popolazione di Pomezia, visto che il voto politico è quello che si esprime nel primo turno e non è quello che si esprime nei ballottaggi. E allora, pur riconoscendo attraverso questa norma il fatto che il movimento a cui lei fa riferimento e lei in prima persona abbia vinto le elezioni, non bisogna dimenticare che esiste una larga parte della città che è rappresentata in Consiglio Comunale con le forze presenti in questo momento in Consiglio Comunale. Detto questo, spero e mi unisco a quanto lei poc'anzi ha detto nell'esprimere una considerazione a voce alta. Noi saremo qui pronti a svolgere in pieno il ruolo di controllori di quella che è l'attività amministrativa, visto che l'indirizzo spetta sicuramente alla maggioranza, ma il coinvolgimento delle forze politiche, delle sinergie e delle risorse che siedono nei banchi dell'opposizione deve essere tali per cui la partecipazione ci consenta di non commettere errori. Spesse volte io devo recitare la parte del Pierino in Consiglio Comunale, però Sindaco, devo dire che lei ha iniziato subito con il piede sbagliato. Glielo dico perché lei oggi ha presentato la giunta. Io, perché ho questo maledetto vizio di leggere ogni pezzo di carta che accompagna qualsiasi attività amministrativa, ne prendo una a caso, quindi non me ne vogliono gli assessori, non è nulla di personale, è semplicemente per evitare che il proseguo di questa attività, così come è stata iniziata, possa portare una illegittimità. E allora io do un contributo al Consiglio Comunale, do un contributo alla Giunta e chiedo al segretario di verificare. Io sono andato a vedere i decreti sindacali, nella fattispecie sto parlando dei 7 decreti che accompagnano la nomina dei in questo caso mi è capitato, ma ripeto, sono tutte identiche, quella di Federica Castagnacci, e nel decreto di nomina viene riportato, cito testualmente, nomina la signora Federica Castagnacci componente della giunta. Ora, posto che Federica è appena diventata mamma, io gli ho già fatto gli auguri, quindi era già persona conosciuta e che quindi sicuramente questa nomina è un fatto di semplice individuazione, ma un documento deve avere determinate caratteristiche. Una che è sostanziale è la riconducibilità. Io mi sono divertito, ci sono 12 Federica Castagnacci in Italia, in questo momento potrebbero venire tutte e 12 qui a fare l'assessore. Sarebbe opportuno annullare questi decreti, sarebbe opportuno scriverci la data e il luogo di nascita, sarebbe opportuno metterci il luogo di residenza, perché sindaco la forma fa sostanza. Lo dico oggi perché non si è ancora riunita la giunta e quindi errori che potevano creare nullità del documento non sono stati fatti. Allora vede, signor sindaco, è semplicemente un esempio. Bisogna lavorare in maniera tale che tutte coloro che hanno esperienze, che hanno le capacità per gestire una città, collaborino avendo in mente un preciso interesse,
quello della trasparenza, quello della legalità, quello dell'interesse pubblico, ma anche quello del rispetto delle formalità. Un documento va redatto e compilato con quelle che sono le caratteristiche che i documenti richiedono. Non possiamo fare un decreto legge senza mettere la data di nascita e tantomeno i riferimenti normativi per sapere chi è l'assessore, perché io alcuni di voi li conosco oggi e spero che avremo un ottimo rapporto e che potremo collaborare, ma potrebbero esserci altri 7 omonimi e avrebbero lo stesso vostro diritto di sedere nei scranni del Consiglio Comunale. Era solo un esempio, non mi prolungo oltre, quindi faccio semplicemente un grosso in bocca al lupo a questa amministrazione, un grosso in bocca al lupo e ne ha bisogno, lo dicevo subito come battuta al sindaco, al neosindaco Zuccarà. Io per conto mio, e chiudo il mio intervento, tenterò di svolgere appieno quello che è il mandato che mi è stato dato dagli elettori, non dimenticando mai che il ruolo non è quello di opposizione ma è di minoranza, che è un ruolo completamente diverso e che è un ruolo che deve pungolare e mettere in condizione la maggioranza di non commettere errori di questo genere, ma soprattutto di dare indirizzi precisi nell'interesse generale della collettività. La ringrazio. Un altro? Grazie Presidente. Voglio fare innanzitutto i complimenti al sindaco. Complimenti Adriano, sei stato bravo, siete stati bravi, sarà l'ultima volta che ve lo dirò, perché adesso i nostri ruoli sono distinti. Avete dimostrato in questa occasione che avete saputo vincere le elezioni. Dovrete dimostrare di saper governare una città. Quindi vi sarà detto bravi quando farete le cose giuste, vi sarà detto che avete commesso delle ingenuità, delle inesattezze, se non delle illegittimità nel momento in cui lo farete. Voglio ringraziare anche, siete stati bravi anche perché la partita non è stata affatto semplice, dobbiamo dirla, è stata molto tirata, è stata una corsa a tre, lo scarto è stato minimo tra la coalizione che ha sostenuto la mia candidatura, la coalizione che ha sostenuto Adriano Zuccarà e la coalizione che ha sostenuto Matarese. E questo è simbolico e sintomatico di un fatto incontestabile. Voi siete la maggioranza nel Consiglio Comunale, voi non siete la maggioranza nella città. Circa 7.000 voti su 49.000 disponibili non fanno la maggioranza nella città. Questo vi sia da stimolo e da guida in tutta questa consigliatura per assicurare le necessarie prerogative a chi sta da quest'altra parte. Che cosa voglio ringraziare quindi quei 6.400 cittadini che hanno creduto nel progetto di essere Pomezia e Fucci il bene in comune, un progetto di continuità che abbiamo raccontato durante tutta la campagna elettorale, un progetto che puntava e punta tuttora allo sviluppo della città. Devo dire con grande rammarico che nella comunicazione delle linee di mandato il vostro programma elettorale, il suo mandato elettorale, sindaco, è debole. È troppo debole per una città importante come Pomezia. Perché, vedete, noi come gruppo consiliare ci pregeremo di essere propositivi ad ogni occasione. Porteremo il nostro contributo. Lo abbiamo fatto addirittura nel turno di ballottaggio, abbiamo tentato di portare la nostra esperienza proponendo un apparentamento. Questo non è avvenuto. In Consiglio Comunale saremo opposizione, ma il ruolo che noi vogliamo ritagliarci è un ruolo propositivo, proprio perché questo Consiglio Comunale ha la fortuna di avere l'esperienza del sindaco e dell'amministrazione uscente. Questo che significa? Significa tante cose. Io saprò sempre quando voi mentirete, saprò sempre quando direte la verità.
Quindi questo è un ottimo strumento di garanzia, non solo per i 6.400 cittadini che hanno creduto nel progetto che ha sostenuto la mia candidatura a sindaco, ma è una garanzia per tutta la città, è una garanzia per tutta la collettività. Forse se noi fossimo arrivati al ballottaggio insieme a voi oggi staremmo raccontando una storia diversa, ma sulle ipotesi non si può dire niente. Quindi la nostra sarà un'opposizione sicuramente costruttiva, ma sarà dura, durissima, proprio perché di qua non trovate degli sprovveduti. Trovate in me il sindaco uscente, trovate consiglieri comunali con esperienza, trovate persone dalle competenze e dall'esperienza professionale, competenze professionali spiccate. Quindi perché dico che il suo programma di governo, il programma di governo del Movimento 5 Stelle è totalmente inadeguato e non punta allo sviluppo della città? Non si può continuare a raccontare che con qualche pista ciclabile, col piano di piantumazione delle alberature autoctone, la città si fa rifiorire. Io voglio raccontarvi una cosa che voi conoscete bene, ovviamente, l'abbiamo vissuta insieme quella stagione. Quando sono venuti gli israeliani in questa città, gli israeliani hanno delle proprietà, dei possedimenti a Tor Vaianica, sono venuti da noi, volevano realizzare un investimento, ci hanno chiesto che cosa serve a Tor Vaianica. Qual è stata la risposta che dai banchi dell'allora maggioranza è stata propinata a questi investitori israeliani pronti ad investire vagonate di milioni di euro a Tor Vaianica? Noi dobbiamo fare un allevamento di bufale. Allora io mi domando, quella era la concezione della vecchia amministrazione a 5 Stelle, tra l'altro anche uno dei motivi per cui ho deciso di deviare da questa esperienza, da questo percorso, ma se queste linee perdurassero, da quello che leggo nelle linee di mandato, ancora la vocazione è quella del continuare a propinare gli allevamenti di bufale e le preghiere all'erba alta affinché si tagli da sola, beh allora credo che questa città purtroppo sarà destinata a vivere una stagione veramente molto molto buia. Ci sono dei dati incontestabili, non so se voi avete avuto modo di vederlo, ma il commissario straordinario ha approvato il rendiconto di gestione del 2017, il rendiconto dello scorso anno. Si è chiuso con un avanzo di 23 milioni di euro. Allora noi abbiamo portato, quando dico noi intendo la sindacatura che ha fatto riferimento alla mia prima consigliatura, alla mia prima sindacatura, e questo ente dal passare da un passivo di meno 7 milioni a un più 23 milioni, l'ha certificato il commissario prefettizio. Bene, chi è l'assessore al bilancio? Gelmini? Buon lavoro, perché te ne aspetterà veramente tanto. Quello ha certificato la chiusura della mia sindacatura, 23 milioni di euro. Bene, dimostrate di saper fare meglio. Sappiate fare meglio, Adriano, sappi fare meglio di me e io sarò il cittadino più contento di Pomezia. Però starò qui anche a questionare e ad evitare che si commettano errori come quelli fatti nel passato, che hanno visto anche la mia partecipazione in qualità di sindaco. Ma bisognerà uscire oggi, e si può uscire da questo dogma secondo cui quello che è andato male era colpa del sindaco Fucci, quello che è andato bene è stato merito del Movimento 5 Stelle. Bene, siatene capaci, dimostratelo. Colgo l'occasione per comunicare all'Assise e al pubblico presente che noi abbiamo costituito un gruppo consiliare, lo abbiamo fatto nei termini del regolamento e avrei sperato che ne fosse data comunicazione, abbiamo costituito il gruppo consiliare Estere Pomezia, è costituito da me, da Emanuela Pecchia, da Massimo Abbondanza, che ringrazio insieme a tutti i candidati delle liste che mi hanno sostenuto perché hanno fatto un lavoro egregio e infaticabile durante tutta la campagna elettorale. Ringrazio in modo particolare Emanuela Pecchia e Massimo Abbondanza per condividere con me questa esperienza che per me non è nuova, ma sicuramente è nuova nel passare dal governo all'opposizione. E quindi di questo gruppo che si è costituito loro hanno inteso designare me in qualità di capogruppo.
Quindi buon lavoro a noi, Massimo ed Emanuela, buon lavoro a tutti i consiglieri comunali, buon lavoro alla Giunta, buon lavoro Sindaco, sappiate fare meglio di quei 23 milioni di euro. Grazie. Do la parola al consigliere Monti. Grazie Presidente. Volevo ringraziare tutti i presenti e volevo ringraziare soprattutto i cittadini Pomezia che hanno riconfermato il Movimento 5 Stelle e Adriano Zuccalà sindaco. Volevo rassicurare il consigliere che mi ha preceduto. Abbiamo già dimostrato di saper governare, quindi non facciamo altro che continuare con la linea che abbiamo già dimostrato. Per quanto riguarda l'israeliano, le volevo ricordare, consigliere, che volevano portare a Pomezia 200.000 metri cubi, un'esagerazione, milioni di metri cubi, così che Torvaianica sarebbe stata affogata dal cemento. Probabilmente le bufale sarebbero state meglio. E invece è ancora così. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti. Faremo un ottimo lavoro così come abbiamo sempre fatto. Come abbiamo dimostrato. E continueremo a dimostrare. I se e i ma, se fossi andato al ballottaggio forse, non contano niente, al ballottaggio non ci siamo andati, ci siamo stati noi e la cittadinanza ci ha riconfermati, quindi non ci sono né se e né ma, adesso si lavora. Buon lavoro a tutti, tutti i consiglieri, alla Giunta e al nostro Sindaco, grazie ancora. Basta cortesemente. Do la parola al consigliere Mengozzi. Grazie Presidente, grazie a tutti. Parto dai complimenti al Sindaco Zuccalà, al Movimento 5 Stelle che ha riconfermato la guida della città e anche dai ringraziamenti. Innanzitutto ai cittadini che hanno scelto di sostenere la nostra coalizione di centrosinistra e più in generale ai cittadini, purtroppo non così tanti, che hanno comunque scelto di recarsi alle urne, di compiere l'unico e vero e fondamentale atto democratico, ovvero scegliere chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. Ho ascoltato con attenzione le parole del Sindaco rispetto alle linee programmatiche e soprattutto rispetto all'atteggiamento che vorrà porre in atto nei mesi e negli anni a venire. Bene, mi auguro che quelle parole di collaborazione, di apertura, siano poi confermate dai fatti. Abbiamo vissuto 5 anni in passato nella totale chiusura di chi governava rispetto all'opposizione. Li ho vissuti non da consigliere comunale ma facendo politica, come tutti sanno, e ho vissuto anche in primo piano le difficoltà di poter instaurare uno spirito di collaborazione. Mi auguro che questo non accadrà nei mesi e già nei giorni a venire. Ho anche ascoltato i temi. Conoscevamo un po' i programmi e avendo fatto tanti confronti tra di noi in questa campagna elettorale sappiamo anche che tanti temi li abbiamo in comune. Penso al primo punto di cui parlava Zuccalà, ovvero il tema dei rifiuti, cercare di arrivare ad una tariffa puntuale per dare vantaggi e non solo oneri ai cittadini. So benissimo che forse il tempo non lo consentiva, ma vorrei entrare nello specifico di alcuni temi che io credo dovremo affrontare da qui a breve. E soprattutto mi sarei aspettato un'attenzione più particolare
ad un tema che, proprio perché abbiamo fatto tanti confronti nei quartieri cittadini, abbiamo sentito come davvero emergente. Il tema è quello delle periferie e della necessità di instradare da subito un grande piano di manutenzione, perché lo sapete benissimo, tante zone della città vivono in grande sofferenza, sofferenza che riguarda molto spesso il tema dei servizi primari. Non per rifare sempre i soliti esempi, ma abbiamo interi quartieri, migliaia di famiglie in tanti quartieri, che vivono senza i servizi fondamentali, come ad esempio l'acqua. E dunque da queste assenze, da queste mancanze dovremmo ripartire. Senza dubbio, dal mio punto di vista, da qui si parte. Si parte dalla capacità di avviare da subito un piano che possa andare incontro a queste famiglie. Ho apprezzato il passaggio sulla delegazione comunale a Tor Vaianica, voi sapete è stato uno dei temi che abbiamo messo un po' al centro, come un simbolo di un comune incapace di avvicinarsi ai cittadini. Ecco, mi fa piacere che sia nel programma, mi auguro che l'apertura della delegazione comunale sia prevista in tempi molto brevi. Ho anche ascoltato il passaggio sulla pianificazione delle spiagge, dell'arenile. Ecco, io qui mi permetterei di dire una cosa. Abbiamo a disposizione un ottimo regolamento regionale che sarebbe davvero utile agli operatori che hanno in convenzione le spiagge. Ecco, è lì a disposizione. Cerchiamo di lavorare da subito perché possa essere applicato anche nel nostro comune. Mancava un tema, che è una questione sulla quale da subito cercheremo di porre l'attenzione, la vicenda CEA, perché mentre noi parliamo, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tanti condomini hanno visto staccare l'acqua. Abbiamo trovato cittadini senza l'acqua potabile che usciva dai rubinetti. È una vicenda complessa, è una vicenda che andrà analizzata dall'inizio, dalle ragioni di una rescissione anticipata fino all'opportunità di una scelta politica ed anche alla stipula di un contratto che doveva prevedere investimenti che ad oggi non sono arrivati. Mi auguro che il Sindaco voglia impegnarsi su questo tema in prima persona. Apprezzo molto l'atteggiamento di dialogo con i cittadini. Ecco, questo credo che non solo l'affluenza che abbiamo visto tutti, ma anche la continua ricerca, no? Ci è capitato in campagna elettorale, dei tanti comitati di quartiere, di un confronto per cercare di capire quali fossero le nostre idee, credo che sia già stato quella un sintomo di una necessità di riallacciare un rapporto con la città, perché è una città questa, e lo vediamo tutti, in grande sofferenza. Quello che mi permetto di sottolineare è che invece mi pare manchino i temi della crescita e dello sviluppo, o forse non sono così accennati. Su questi temi saremo sicuramente promotori di iniziative sulle quali cercheremo collaborazione con voi, perché vorrei precisarlo questo aspetto. Non abbiamo alcuna intenzione di stare qui a fare un'opposizione strumentale. Apriremo da subito, o meglio, da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad avere un dialogo, a partire dalle commissioni, che poi è il luogo, penso, di formazione dei provvedimenti. Ecco, noi lì cercheremo di essere propositivi, saremo presenti con le nostre idee e mi auguro che ci sarà lo stesso atteggiamento da parte della maggioranza. E prenderci cura di questo territorio è la nostra missione, non saremmo seduti tra questi banchi. Ci sono, come dicevo, tante zone della città che ancora hanno bisogno di interventi. E poi c'è un tema, cercare di far vivere in modo diverso questa città ai cittadini. E allora, se proprio dovessimo individuare, scusate se entro nello specifico, un provvedimento da mettere in campo domani mattina, un provvedimento che terrebbe insieme il sociale, la cultura e anche un po' di attenzione ai temi della comunità, ecco, io vi proporrei di fare una cosa, di andare a sistemare quei 4 campi sportivi, 2 di basket e 2 di calcio, che furono realizzati in 4 zone sensibili della città,
dovevano essere a disposizione di tutti i cittadini, i due sono a via Santorre di Santa Rosa, uno a via Lamalfa e uno a via Singen, e che invece negli ultimi anni sono rimasti abbandonati, porte divelte, canestri divelti. Mi rendo conto che ci sarà da ragionare su un sistema di gestione di quegli spazi, perché non possono essere lasciati abbandonati a loro stessi, ma proprio quei quattro campi, ecco, forse simboleggiano la capacità di un'amministrazione di essere attenta ai, non solo ai valori dello sport, ma ai valori di una vita in comunità, ai valori dell'attenzione ai temi sociali. E poi l'altro impegno da prendere, perché quello l'abbiamo sottoscritto, è l'impegno per avviare subito la progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo preso un impegno preciso insieme all'Associazione Coscioni, ricordiamocelo e cerchiamo anche su quello di lavorare da subito. Chiudo con un brevissimo passaggio invece sulla nostra composizione politica. Sapete, già siamo arrivati alle discussioni, questo ci capita spesso, però vorrei dire questo, il giorno dopo le elezioni ho preso una decisione, cercare di portare avanti in questo Consiglio Comunale le istanze di una coalizione per me bellissima che eravamo riusciti a mettere in piedi per questa campagna elettorale. Io credo nella necessità, non solo a Pomezia ma nel Paese, di metterci in marcia per costruire l'alternativa. E costruire l'alternativa, per come la penso io, significa rimettere insieme la sinistra, ridare voce alla sinistra. E per questa ragione ho scelto di non aderire al gruppo del Partito Democratico e di aderire invece alla lista civica Pomezia Domani, Mengozzi Sindaco. Ho fatto questa scelta insieme, condivisa con tutti i soggetti della coalizione, soprattutto perché mi andava di tenere insieme tutte le istanze politiche che arrivavano dalla nostra coalizione, cercare di fare in qualche modo il capogruppo della coalizione. E l'unanimità dei soggetti politici al tavolo mi ha dato la convinzione di portare avanti questa iniziativa. E vi ringrazio davvero e ci rivedremo a breve. Do ora la parola al consigliere Pagliuso. Grazie Presidente, buonasera a tutti, complimenti Sindaco, benvenuta alla Giunta e un applauso a tutti i consiglieri eletti e a chi ha partecipato in questa tornata elettorale. Intervenire dopo due grandi candidati sindaci come Fucci e come Mengozzi, adesso non è che mi complimento con loro per il risultato, ma io volevo complimentarmi soprattutto con il mio partito, che è il primo partito di... Grazie, va bene così? Va bene così? Va bene? Ok. Sono anche un po' impressionato perché dopo 7 anni ritorno in Consiglio Comunale, per me è una mia piccola soddisfazione. Dicevo, ringrazio tutti i candidati del partito di Salvini qui a Pomezia, siamo riusciti ad essere il primo partito candidando e eleggendo in opposizione, purtroppo, virgolette, me e il signor Mario Pinna, il consigliere Pinna. Volevo dire semplicemente questo, che da parte nostra ci sarà la massima collaborazione, come già accennato da qualcun altro, sui temi concreti della città a cui noi saremo presenti, portando anche le nostre idee e considerazioni. Una cosa chiedo al Sindaco e alla Giunta e anche ai colleghi di maggioranza, di una collaborazione attiva, sentendo le nostre proposte, le nostre idee e farle in comune, discutendone insieme, perché noi vogliamo sicuramente il bene di Pomezia, io voglio soprattutto bene a Pomezia. Non sono nato in questa città ma ci sono cresciuto, quindi per me è casa mia da un sacco di anni. Una cosa è sicura, se noi riusciamo a governare bene sia da parte della maggioranza con una buona minoranza,
certamente una cosa, un risultato verrà raggiunto sicuro, non avremo più il 56% del primo turno e il 37% degli elettori al secondo turno. Quindi cerchiamo di incentivare i cittadini di Pomezia con la nostra politica di andare a votare, aumentando così le basse percentuali che ci sono state. È un augurio che faccio per Pomezia, ma soprattutto per chi crederà e crede ancora alla politica. Grazie. Do la parola al consigliere Stazzi. Sì, buonasera Presidente. Un augurio infinito al nostro sindaco. La mia è la prima volta che scendo, quindi credo di essere il più neofita della politica pomettina, ma credo di averla presa subito come un bagaglio, perché sono stato adottato da Pomezia, venendo da una città portuale come Civitavecchia, e subito ho avuto nel mestiere che faccio un consenso dal popolo e dai cittadini, che si è rinnovato oggi nella mia elezione, che sinceramente non aspettavo di avere così tanto risultato, e quindi ringrazio tutti i cittadini. Per quanto riguarda la nostra coalizione prevalente di destra, io ci tengo a precisare, cosa che non ha detto il consigliere Pagliuso, che io rimango e chiedo praticamente di essere il rappresentante di Forza Italia come capogruppo, e quindi noi faremo la nostra coalizione ovviamente di destra, ma con capigruppi ben distinti. Poi chiedo al sindaco, ne ha eletto, per quanto mi riguarda, che ci sia un'apertura, perché è vero che noi siamo l'opposizione o la minoranza, ma credo che l'opposizione dalla parola di opporre a qualcosa che va risistemato, perché nessuno di noi praticamente è nel giusto assoluto. Quindi mi aspetto un'apertura praticamente dal sindaco, per rispetto praticamente dei cittadini che hanno votato quella parte della minoranza. Ho avuto la possibilità di leggere le cose da voi proposte e in primis chiedo due cose. Uno, che ci sia, oltre alle parole, una maggiore apertura di tutti verso il cittadino. Che non devono più esistere le torri ungarettiani dove si è chiusi nell'ermetismo. L'ermetismo è una storia passata. Quindi credo che tutti i cittadini abbiano veramente il diritto di avere la loro posizione, sia opposta che di maggioranza, che possa per tutti essere condivisa. Io, che ho dato sempre nel sociale, vorrei fare praticamente dei punti, perché quando si dà apertura a un programma bisogna dire anche la verità. E quindi io vado nel mio campo, dove ho messo tanta della mia professionalità, e vedo che c'è un ampliamento di strutture sanitarie. Dopodiché leggo ampliamento dei servizi sanitari presso il Policlinico Città di Pomezia. Beh, sindaco, diciamo anche la verità, la struttura Policlinico Città di Pomezia è una struttura privata, quindi noi possiamo avere qualsiasi praticamente aggancio praticamente alla Regione Lazio, ma lì è una questione praticamente di privato e di DRG, di rimborso a un privato, non alla società. Quindi mi aspettavo nel vostro programma un ampliamento ai servizi sanitari e sociali dello Stato, della città. Quindi io mi auguro che possiamo praticamente rivedere insieme, collaborando e costruendo per i cittadini che sono quelli che hanno votato sia la maggioranza che l'opposizione per avere il meglio della città e soprattutto per il futuro dei nostri figli, e la salute è al primo posto. Grazie. Do la parola al consigliere Alunno Mancini. Grazie Presidente. Beh, colgo l'occasione per fare i complimenti al Sindaco, al Presidente del Consiglio
e ai vice anche. E, un augurio vorrei fare, ho sentito parlare di maggioranza opposizione, no? Nei termini in cui si oppone a qualcosa. E preferirei parlare di maggioranza più che altro invece di opposizione, di minoranza, maggioranza e minoranza, perché se stiamo tutti qui in quest'aula è sicuramente tramite il voto dei cittadini che passano tramite una legge elettorale, no? E non si fanno conti della serva sui pesi, si valutano, almeno per quanto riguarda questa parte, le proposte, e spero che le proposte entrino nel merito quando si comincerà a lavorare in quest'aula, soprattutto nelle commissioni magari, perché spesso e volentieri le proposte non sono proposte ma sono semplicemente opposizione, un fare opposizione, quindi strategia politica che ci sta, è il gioco delle parti, ci può pure stare, però la collaborazione passa sempre nella via del dialogo. E poi mi dispiace sentire se fosse successo questo, perché non dà dignità alle persone che stanno in quest'aula a usare certi termini. C'è un detto che dice i se e ma sono il marchio dei falliti, e credo che i falliti qua non ce ne siano. Credo che tutte le forze politiche che sono espressione del voto in quest'aula abbiano fatto una battaglia durante la campagna elettorale, una battaglia che credo anche che sia stata una bella campagna elettorale, devo dire, e penso che non ci sia nessun fallito in quest'aula. C'è chi ha preso più voti, c'è chi ne ha presi meno, ma devo dire che i risultati di tutte le persone che vedo attorno a me e davanti a me sono stati più che dignitosi. Questo bisogna riconoscerlo, che l'elezione ha dato questo. Quindi il mio auspicio è quello di creare sicuramente una sinergia tramite quelli che sono gli organi e i mezzi che si possono utilizzare, quindi le commissioni e gli atti che sono il nostro dovere fare. E spero che sia vista come una maggioranza e una minoranza con le proprie vedute differenti e che non sia una mera opposizione, perché a mera opposizione si risponde con una chiusura, naturalmente, perché non c'è un dialogo. Quindi la porta del dialogo può essere aperta se dall'altra parte c'è una propensione per il dialogo. Grazie Presidente. Do la parola al consigliere Ruò. Grazie Presidente. A nome del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle porgo un saluto a tutti voi consiglieri, al Sindaco e alla Giunta, ai cittadini intervenuti e a coloro che ci stanno guardando in diretta e a chi lo farà con la streaming registrata. Un saluto anche al personale che, come ha ricordato il Sindaco, sono loro che con il loro lavoro consentono l'attuazione dei nostri programmi politici. Nonostante le grandi difficoltà, hanno svolto un egregio lavoro nei trascorsi 5 anni e personalmente ne ho potuto apprezzare la qualità negli ultimi 8 mesi della passata legislatura. Sono sicuro che daranno il meglio di loro anche in questi 5 anni. Queste elezioni hanno segnato anche a Pomezia e soprattutto a Pomezia la vittoria politica del Movimento 5 Stelle. Israeliani e cemento. Ha ragione il consigliere Fucci, è anche lì che si sono divise le nostre strade e ne siamo orgogliosi. Il nostro successo clamoroso si è basato sulle idee e non sui nomi, sui programmi elettorali e non sulle vecchie logiche di partito. Si è basato sulla voglia di cambiamento, un cambiamento che è iniziato 5 anni fa e di cui ora questo gruppo con grande entusiasmo prende il testimone. È un cambiamento che
innanzitutto ha innalzato il livello della politica pometina, ha reso i cittadini più consapevoli ed attenti, più esigenti, e di questo ci prendiamo tutti i meriti. Un cambiamento che passa anche dalla presenza delle donne in questo Consiglio Comunale. Non per meri calcoli di quote rosa, le più votate del nostro gruppo sono tutte donne. Abbiamo 3 fantastiche donne in giunta, abbiamo una donna, Stefania Padula, a presiedere quest'Aula, e siamo orgogliosi che anche in questo il Movimento sia stato precursore. È un successo, come dicevo, si è basato sulla partecipazione. Ognuno di noi, ognuno degli attivisti del Movimento 5 Stelle, si è fatto portatore di idee, ci avete visto ovunque sul territorio, a raccontare questo progetto, a spiegare il programma, a costruire questo programma insieme ai cittadini. È un successo del Movimento 5 Stelle e di tutto il gruppo. Siamo stati capaci di rinnovare 2/3 della maggioranza. E seduti su questi scranni adesso vedete nuovi cittadini che si sono messi con generosità a disposizione della città per i prossimi 5 anni. Fra 5 anni ci saranno persone nuove, cittadini che nel frattempo avranno accumulato esperienza politica necessaria per svolgere al meglio il loro mandato, e così via. Perché per noi del Movimento 5 Stelle questo vuol dire fare politica. Proprio perché il Movimento 5 Stelle è sinonimo di partecipazione, è proprio su questo che dovremo lavorare con maggiore intensità, perché se è vero che abbiamo vinto con il 70% dei consensi, è anche vero che al ballottaggio ha votato poco più del 40% degli aventi diritto. Il nostro gruppo sarà autorevole e responsabile, quindi metterà grandi energie nell'ulteriore crescita partecipativa dei cittadini. Voglio concludere con le parole che ho già detto al mio gruppo nel giorno in cui ho avuto l'onore e l'onere di vedermi affidato l'incarico di capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, prendendo il posto che è stato di Giuseppe e di Dario Vitiello. La nostra azione sarà incentrata su 4 basilari punti chiave: rispetto del programma elettorale che il Sindaco ha appena enunciato, rispetto dei ruoli, rispetto delle regole e fiducia. Quindi ho fiducia che tutti noi, maggioranza e minoranza, e sottolineo minoranza, non opposizione, faremo del nostro meglio per servire questa città insieme. Sono certo che sui temi più importanti del nostro programma elettorale troveremo l'unità di intenti che darà più forza ed incisività alla nostra azione di governo. Ho fiducia che i 5 anni che ci apprestiamo ad affrontare saranno ricordati anche per la collaborazione tra tutti i gruppi consiliari, oltre che per i grandi risultati che riusciremo a ottenere insieme. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Allora, dichiaro chiusa la discussione. Si passa ora alla votazione per l'approvazione. La parola al segretario. Adriano Zuccalà. Favorevole. Stefania Padula. Favorevole. Mirella Monti. Favorevole. Marcella Conte. Favorevole. Federica Mercanti. Favorevole. Adriano Battistoni. Andrea. Andrea, mi scusi. Andrea. Stefano Alunno Mancini. Luisa Navisse. Teodorico Minicucci. Giovanni Ruo. Massimiliano Villani. Silvio Piumarta. Marco De Zanni. Franco Mondazzi. Giulia Antonelli. Yolanda Mercuri. Omero Schiumarini. Massimo Abbondanza. Contrario. Mario Pinna. Saverio Pagliuso.
Manuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, Fabio Fucci, Stefano Mengozzi, allora 1, 2, 3, 4. Io mi sono persa. 17, 4, 4. Chi? Pagliuso? Contrario, no, Pagliuso ha astenuto. Pecchia. Ecco, 4, 4. Ci abbiamo limitato di visibilità, sì? Sì. Risultato della votazione, favorevoli 17, contrari 4, astenuti 4. E l'atto viene approvato. Prego. Sì. Passiamo ora all'immediata... Prego. 17. Non favorevole. Non favorevole. Allora sta cambiato. Ah, bene, bene. Mi scusi. Allora, 16... Ah, ha detto, non ha detto contrario, non favorevole. Non favorevole. Va bene. Ah, 16, 5, 4. Con 16 favorevoli, ha ingannato 5 contrari e 4 astenuti, l'atto viene approvato. Bene. Passiamo ora alla votazione per l'immediata eseguibilità. Adriano Zuccalà. Favorevole. Stefania Padula. Favorevole. Mirella Monti. Marcella Conte, Federica Mercanti, Andrea Battistoni, Stefano Luno Mancini, Luisa Navisse, Teodorico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulio Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese. Contrario. Contrario. Fabio Fucci. Stefano Mengozzi. Sì. 4, 4, 5, 2, 3, 4 astenuti. 3, 6, 9, 10, 12, 12, 16 favorevoli, 5 contrari, 4 astenuti. Come prima è normale. Ecco lei. L'esito della votazione, favorevoli 16, contrari 5, astenuti 5. L'atto è immediatamente eseguibile. Astenuti. Sì, 5 contrari. Sesto punto all'ordine del giorno. Nomina della Commissione elettorale comunale. Visto l'articolo 12 del DPR 20 marzo 1967 numero 223, si procede ora all'elezione della Commissione elettorale comunale. La Commissione è composta dal Sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, pertanto se nella votazione non risulti eletto nessun consigliere di minoranza, sarà chiamato a far parte della Commissione in sostituzione dell'ultimo consigliere di maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si passa ora alla votazione, la parola al segretario. Vogliamo capire quale, allora. Ci sono 2 votazioni, giusto? Uno per i membri effettivi e una per i membri supplenti. E votazione segreta, quindi i scrutatori si devono avvicinare. Stavo sbagliando.
sì, però. Diamo la parola al segretario, così spiega la votazione. Allora, per la commissione elettorale, bene, adesso verranno distribuite a ciascuno di voi la scheda. Si fa una prima votazione per gli effettivi. Ciascuno di voi ha un solo voto. Saranno eletti due componenti per la maggioranza, un componente per la minoranza. Chi saranno i due della maggioranza? Coloro che naturalmente avranno nella maggioranza riportato più voti. Idem vale per la minoranza. Fatta questa votazione ne facciamo un'altra, con la stessa procedura e quindi poi con identico esito per i supplenti. Fine.
Battistoni, Mengozzi, Piumarta, Battistoni, che roba, Battistoni, Piumarta, Battistoni, Mengozzi, Piumarta, Battistoni, Piumarta, Mengozzi, Nulla, Mengozzi, Piumarta, Mengozzi, Battistoni, Mengozzi. La votazione dà il seguente risultato: Andrea Battistoni 9 voti, Silvio Piumarta 7 voti, Stefano Mengozzi 8 voti. Vengono nominati i membri effettivi i signori Battistoni, Piumarta, Mengozzi. Passiamo ora con la stessa modalità alle votazioni per i membri supplenti. La parola al segretario. Richiamiamo gli scrutatori. Alla fine? Dopo.
Vai. Mercuri, alunno Mancini, alunno Mancini, Mercuri, alunno Mancini, alunno Mancini, Stazzi, Mercuri. Scusa un attimo. Mercuri. 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 Alunno Mancini. Yolanda Mercuri. Stazzi. Alunno Mancini, Alessandro Stazzi, Stazzi Alessandro, Stazzi, alunno Mancini, alunno Mancini, Stazzi, Stazzi. Alessandro Stazzi, Stazzi. Guarda, solo una cosa, ricontiamo queste perché forse hai letto dove. Facciamo questi. Io la porto il mucchietto. Ah, metti il mucchietto Stazzi. La votazione dà il seguente risultato. Stazzi 9 voti, alunno Mancini 8 voti, Mercuri 8 voti. Vengono nominati i membri supplenti signori Stazzi, alunno Mancini, Mercuri. Passiamo ora alla votazione per l'immediata eseguibilità. Parola al segretario. Adriano Zuccalà, favorevole. Stefania Padula, favorevole. Mirella Monti, favorevole. Marcella Conte, favorevole. Federica Mercanti, favorevole. Andrea Battistoni, favorevole. Stefano Alunno Mancini, favorevole. Luisa Navisse, favorevole. Teodorico Minicucci, favorevole. Giovanni Ruo, favorevole. Massimiliano Villani, favorevole. Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulia Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Matarese, che ha detto? Fabio Fucci, Stefano Mengozzi,
Con 25 voti favorevoli l'atto è immediatamente eseguibile. Settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno, la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari. Procediamo con la votazione, stessa modalità. Chiamiamo i scrutatori qui. Grazie. Un solo nominativo nella votazione, mi raccomando.
Segretario, procediamo. De Zanni, Pecchia, Bianca, anche sul retro, anche sul retro. De Zanni, De Zanni, De Zanni, De Zanni, De Zanni, Pecchia, De Zanni, Pecchia, De Zanni, 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 Pecchia, De Zanni, nulla, Schiumarini, Pecchia, Pagliuso, De Zanni, chiappa tra i nulla? Sì, uno e due. Poi sta un Pagliuso, ma questa vabbè, vabbè, un po' nulla pure questa, però. No. La votazione dà il seguente risultato: De Zanni 16, Pecchia 5, Schiumarini 1, Pagliuso 1, scheda nulla 1, scheda bianca 1. Vengono nominati membri della Commissione i consiglieri De Zanni e Pecchia. Passiamo ora alla votazione per la immediata eseguibilità. La parola al segretario. Marcella Conte, Federica Mercanti, Andrea Battistoni, Stefano Alunno Mancini, Luisa Lavisse, Teodorico Minicucci, Giovanni Ruo, Massimiliano Villani, Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Franco Mondazzi, Giulia Antonelli, Yolanda Mercuri, Omero Schiumarini, Massimo Abbondanza, Mario Pinna, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Alessandro Stasi, Pietro Materese,
Fabio Fucci. Stefano Mengozzi. 25. Con 25 voti favorevoli l'atto è immediatamente eseguibile. Abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale termina. Ringrazio tutti per la partecipazione.